nette come dovuto le linee, gli indirizzi generali di governo, il Consiglio Comunale, queste precedenti deliberazioni, quella relativa alla convalida degli eletti, dichiarata immediatamente eseguibile, quella relativa all'assurdo del consigliere ministro della signora Mascherino della Tengo, in contestuale convalida alla carica di consigliere comunale del signor Corneli Alessandro, dichiarata immediatamente eseguibile, quella relativa al giuramento del sindaco, dichiarata immediatamente eseguibile, quella relativa alla comunicazione della propria della giunta comunale, dichiarata immediatamente eseguibile. Questo articolo 46 del decreto legislativo testo unico degli enti locali 267, visto che l'articolo 10, primo comma dello statuto fissa il termine per la convocazione del primo consiglio comunale, visto che il sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento legato ha presentato a questo consiglio le problematiche di mandato, tutta lettura di detto documento, visto che il DPL 16 maggio 1960, numero 570, successive modificazioni, visto il decreto legislativo, testo unico degli enti locali 267, visto il vigente statuto comunale, visto il parere dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica, metto ai voti il documento degli indirizzi generali di governo, per alzata di mano, favorevoli, contrari, astenuti. Tre astenuti, 7 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti. Approviamo, dichiariamo l'immediata eseguibilità della delibera, rivotiamo di nuovo, per alzata di mano, favorevoli, contrari, astenuti. 7 favorevoli, 0 contrari, 0 contrari, 3 astenuti. Una per l'elezione dei componenti effettivi e una per l'elezione dei componenti supplenti.